Recitiamo con fede e devozione questa potente preghiera, con la certezza di essere ascoltati ed esauditi. Preghiera di liberazione per la famiglia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, io credo che Dio ti ha esaltato e ti ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Signore Gesù, io credo in Te e umilmente mi prostro davanti alla Tua misericordia infinita. Credo nella potenza del Tuo nome e chiedo umilmente di essere liberato da ogni vessazione diabolica. Il Tuo sangue preziosissimo scenda su di me e purifichi il mio cuore, perché, liberato dalle tenebre, io possa seguirti nella luce e proclamare la Tua gloria. Liberami da tutti gli ostacoli che impediscono l'unione piena con Te, perché la Tua volontà sia la mia e io possa compiere le opere che Hai preparato per me, che io possa servirti nella gioia. Signore Gesù, Tu che vuoi famiglie sante, porta liberazione e guarigione nelle anime dei miei cari, e specialmente di enunciare il nome della persona per cui vogliamo pregare. Perché insieme possiamo seguirti e servirti nell'edificazione del Regno su questa terra. Rinnova nella mia famiglia la grazia dei sacramenti ricevuti dalla Tua misericordiosa bontà. Spezza le catene del male ancora presente nei nostri alberi genealogici e colmaci del Tuo Santo Spirito. Insegnaci a pregare e a obbedire alla Tua parola, perché possiamo praticare lietamente la via della salvezza che ci hai ottenuto per mezzo della Tua santa passione. Per amore del Tuo nome, liberaci da ogni male e custodiscici, o Dio nostro. Infine, mio Dio, poiché la Tua bontà è senza misura, apri i nostri cuori all'accoglienza di ogni grazia che ci vuoi donare e accresci la nostra fede. Sappiamo che Tu ami scegliere i miseri peccatori come collaboratori ai Tuoi disegni e per questo diciamo: eccoci, Signore. Noi veniamo per compiere la Tua volontà. Tutto attendiamo da Te e sappiamo che non saremo delusi, perché il Tuo amore è al di sopra di ogni nostra speranza e per questo, già da ora, Ti ringrazio con la fiducia di aver ottenuto quanto richiesto e lodiamo il Tuo santo nome. Concedici di lodarti da ora e per sempre, senza sosta, nella pace della Tua presenza e nella gioia dell'obbedienza alla Tua santissima volontà. Sii sempre benedetto, Signore Gesù Cristo, unitamente al Padre e al Santo Spirito. Sia sempre benedetta Maria Santissima, nostra Madre. Gesù, liberami da ogni male che è in me, per opera del maligno. Liberami da qualche sua influenza particolarmente forte, forse causata da qualche maleficio. Stendi le Tue mani potenti a difendermi e a soccorrermi. Manda su di me i Tuoi angeli per tenere lontano e scacciare qualunque forza malvagia. Abbi compassione di me e salvami da ogni minaccia e da ogni danno. Gesù, libera la mia famiglia da tutti i mali. Visita la mia casa e tieni lontano da essa le insidie del maligno.
Manda i tuoi angeli a custodire, proteggere e scacciare da essa ogni potenza malefica. E fondi sulla mia famiglia la tua benedizione. Entri nella mia casa la tua grazia, la tua pace, perché tutti i membri della famiglia possano vivere nella libertà, nella salute e nell'amore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.